Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla rassegna dei Venerdì di Stupinigi. Siamo qui oggi per raccontare di Castelvecchio. Dal momento che questi approfondimenti riguardano, come avete visto il titolo, dentro e fuori il museo. E oggi parleremo quindi di quello che è il circondario, proprio per far capire il fatto che la palazzina di Stupinigi e il suo concentrico sono davvero un vero e proprio organismo. E qui con noi la dottoressa Nicoletta Mateis, agronomo della Fondazione, Buon pomeriggio a tutti. che ringraziamo e lascio la parola a lei proprio per raccontare, per questo approfondimento in questo luogo così affascinante. A te la parola, Nicoletta. Grazie mille Serena e ne approfitto per ringraziarti di aver creato quest'occasione di parlare non solo della palazzina, perché, e cominciamo con le diapositive. Stupinigi, la parola stessa è legata strettamente all'immagine della meravigliosa palazzina di caccia, questo gioiello barocco, e ovviamente al suo contorno architettonico ideato da Juvarra, molto scenografico. E la parola Stupinigi è anche legata al primo giardino zoologico piemontese col suo bestiame di vario tipo e il famosissimo elefante Fritz. Ma dobbiamo ricordarci che Stupinigi non è solamente questo. Prima della palazzina vi era qualcos'altro. E infatti, ancora adesso, vicino alla palazzina, sulla parte di Levante dove sorge il sole, si trova un vecchio è un po' malandaticcio castello, nascosto in una selva oscura di alberi di alto fusto, che è proprio il testimone del primo nucleo di Stupinigi, del luogo di Stupinigi. Questo castello che adesso vediamo appunto con un'aura un po' romantica, un po' decadente, in effetti ci tramanda una storia molto particolare, una storia travagliata in quanto è stato usato, sfruttato, è stato più volte minacciato di abbattimento, rimaneggiato, saccheggiato, eppure ha resistito nel tempo e resiste tutt'oggi, anche se un po' in ruina, come si diceva una volta. Ma lasciando perdere questi sentimentalismi, queste storie, vediamo di ripercorrere proprio la sua storia, in quanto ha origini antichissime. Le prime fonti dell'esistenza di una fortificazione, di un castello nel luogo detto di Stupinicium o Stipunè, Stupinicum, con varie variazioni di trascrizione, risale ben al secolo XII e XIII. Di questo periodo non troviamo purtroppo nessun disegno o descrizione. Sicuramente quello che sappiamo è che era un luogo strategicamente molto importante, come peraltro il Castello del Drosso, in quanto si occupava del controllo dei principali accessi alla capitale Torino, quindi col controllo dei guadi del torrente Chisone verso Pinerolo e il Sangone verso Torino e ovviamente delle varie rotte, strade che portavano alla città. Questo ruolo di controllo particolare lo manterrà fino all'inizio del Settecento, quando a seguito del trattato di Utrecht verranno definiti i confini tra il Ducato Sabaudo e il Pinerolese, che invece rimarrà in mano francese, e quindi perderà questo ruolo strategico, ma manterrà un ruolo di controllo del territorio di riserva di caccia del re, essendo appunto una zona particolarmente ricca, di animali. Per quanto riguarda invece la proprietà di questo castello, vi sono teorie controverse. Sembra, che inizialmente in origine fosse, di proprietà dell'abbazia di Novalesa, mentre tra il 400 e il 500 si ha una serie di passaggi di proprietà notevole. Per esempio, dai conti di Cavoretto passa alla principessa Bona di Savoia.
quindi ai marchesi di Pallavicini, poi di nuovo al duca Ludovico di Savoia, al conte di Brissac e così via, tanto per fare solo qualche nome. Sarà nel 1573 che trova una certa stabilità, almeno per quanto riguarda la proprietà. Infatti, in questa data viene acquistato dal duca Emanuele Filiberto, detto Testa di Ferro. Tra parentesi, veniva chiamato Testa di Ferro perché si dice che non portasse mai l'elmo durante le battaglie, oltre comunque ad avere una testa molto fine, anche proprio politicamente per quello che fece. Comunque, acquista il Castelvecchio di Stupinigi annesso e lo concede immediatamente in dote a un ordine neonato, militare e religioso, che è la Sacra Religione dei Santissimi Maurizio e Lazzaro, costituito proprio l'anno precedente, nel 1572, con la bolla di Papa Gregorio XIII. Questo ordine era nato per volontà del Papa e del Duca, proprio per difendere la fede cristiana e assistere i poveri, i bisognosi, i malati. A capo di questo ordine vi era il Gran Maestro, che ovviamente era il Duca stesso di Savoia. In questo modo il castello passa quindi in proprietà all'ordine mauriziano, che la mantiene tutt'oggi, malgrado tutte le vicissitudini, e diventa la cosiddetta Commenda di Stupinigi. Questo periodo, i primi disegni del Castelvecchio e del territorio di Stupinigi, prima della palazzina, risalgono al 1716. Grazie al misuratore e disegnatore Carlo Fogliarino. In questa immagine possiamo vedere appunto una sezione di com'era il Castelvecchio, tipicamente una struttura medievale con il suo fossato circondato dal fossato, aveva anche un ponte levatoio, in quanto sul lato nord, rivolto verso Torino, vi era proprio l'accesso principale. Non era perfettamente simmetrico con le sue e aveva tutte le sue torri. Questo Castelvecchio, la simmetria risale al 1716, collocato nel territorio di Stupinigi, che allora era all'incirca costituito da 1650 giornate piemontesi, circa 630 ettari tra campi, boschi e siti dei fabbricati. In questa direzione, collegato alla città, anzi al guado sul Sangone, da un lungo viale alberato. Davanti al castello si trovava anche un complesso di cascine, condotte a mezzadria come era tipico del tempo, e sul lato di ponente, di ovest, troviamo invece la vecchia parrocchia di Stupinigi, la chiesa della Visitazione, con anche un altro gruppo di cascine. E sarà proprio in questo sito dove troviamo la chiesa che verrà edificata, partiranno tutti i lavori di costruzione della palazzina di caccia voluta da Vittorio Amedeo. In questo periodo, tra il 500 e il 600, comunque, troviamo già diversi documenti di archivio che raccontano le condizioni un po' traballanti delle cascine, ma anche del castello. Addirittura verso la fine del Seicento, il commendatore che era a capo, che gestiva la commenda col castello, il ministro delle finanze Giambattista Trucchi, scrive proprio che minaccia di ruina, sta cadendo tutto a pezzi. Ma ovviamente sia per i tempi, veramente il periodo piemontese di fine Seicento è attraversato da molte guerre e da tempi di carestia, non vengono fatti interventi sostanziali. Ma arriveremo poi all'inizio del Settecento, anzi per la precisione nel 1728, con il nuovo progetto di Juvarra della costruzione della nuova palazzina di caccia.
E in questo periodo, in effetti, il castello vecchio, il vecchio castello, passerà dei momenti piuttosto tristi, in quanto viene addirittura presa in considerazione l'idea del suo abbattimento totale. Questo perché, soprattutto si trovava nei pressi del sito di edificazione del nuovo casino voluto da Vittorio Amedeo II. E poi proprio per le sue condizioni già un po' traballanti. Per fortuna, probabilmente grazie all'architetto reale e direttore dei cantieri di quel periodo, Tommaso Prunotto, il Castelvecchio riesce a convincere il re ad abbandonare l'idea di demolirlo, oltre perché era traballante, in questo modo si riusciva a recuperare tutto il materiale, travi, mattoni e quant'altro da poter reimpiegare nella nuova costruzione, perché comunque già una volta i costi erano molto elevati e si cercava veramente di reimpiegare qualunque cosa. Come abbiamo detto, comunque Tommaso Prunotto riesce a fermare la demolizione, verranno solamente demolite le parti più rovinate, che sono già di per sé crollate, e anzi, da quel momento diventerà un edificio a servizio del cantiere, in quanto è anche rimasto l'unico edificio in quel momento di grande attività cantieristica disponibile sia per continuare a mantenere il quartiere dei dragoni guardiacaccia, che erano quelli che controllavano il territorio contro il bracconaggio, ma anche per il ricovero proprio di tutte le maestranze. Verrà ovviamente riempito il fossato che lo circonda e, visto che comunque si trova proprio in traccia, il tracciamento, scusate il gioco di parole, della nuova rotta che porta dalla palazzina verso Vinovo, gli verrà mozzata la torre angolare proprio tra il lato di sud e il lato di ovest. Quindi, per Castelvecchio continua questo uso come abitazione, come luogo di servizio e di magazzino. Verranno fatte delle manutenzioni, ma non più di tanto, e quindi il suo lento degrado continua. Continuano a verificarsi dei piccoli crolli e continuerà, e questa situazione si manterrà così di precarietà, si manterrà praticamente fino al 1776, quando con un altro grande architetto, Ludovico Bo, di origine di San Maurizio Canavese e che ha fatto anche grandi opere sul territorio piemontese, presenta un progetto di rimodernazione del Castelvecchio, chiamato proprio rimodernazione, che vedrà la completa trasformazione del vecchio castello da struttura tipicamente medievale, un po' asimmetrica, a quella la struttura che vediamo ancora oggi, massiccia, imponente, austera, più di stile ottocentesco. È un progetto molto ambizioso che prevede il recupero di tutte e quattro le maniche del castello. E questo progetto si svolgerà lungo un decennio circa, sempre intervallato comunque da qualche idea, sempre da parte del re, di abbattimento, di dire abbattiamolo che forse facciamo prima. Ma così per fortuna non è stato. Il primo intervento verrà fatto proprio sulla manica più antica, quella a est, verso Vinovo per intenderci, che verrà elevata di un piano, verranno aggiunte dei casi da terra, ovvero delle tettoie sempre verso est, delle scuderie. E questa parte verrà appunto adibita con anche saloni per le guardie del corpo del re e i dragoni del guardiacaccia. I dragoni guardiacaccia. Successivamente si passerà a ristrutturare la manica di Ovest, quella diretta verso la palazzina, che sempre secondo il progetto di Ludovico Bo
verrà destinata a osteria con tanto di magazzini e scuderie. Verso l'interno di questa, verso il cortile interno del castello, addirittura Bo realizzerà un porticato al piano terreno con sopra un loggiato tamponato con finestre dove vi sono varie stanze sempre ad uso di osteria. Successivamente si passerà ancora negli anni successivi, verso la fine del 1784 circa, al recupero della Manica Nord, quella rivolta verso Torino, che verrà adibita ai locali per il macello e lo speziale a servizio esclusivo delle cucine reali della palazzina. E infine anche la Manica Sud, verso Pinerolo, verrà di nuovo anche questa rivisitata, riallestita in varie stanze come quartiere dei dragoni guardia caccia. Infine, l'intervento uno tra i più importanti realizzato proprio da Ludovico Bo è stato quello di spostare completamente l'ingresso principale del castello. Mentre anticamente, come abbiamo visto, era posto sul lato di nord, verso Torino, con questo lungo viale alberato, questo viene ribaltato sul lato di ovest, quello verso la palazzina, è situato proprio al centro della torre mediana del castello. E questo sarà un intervento molto importante in cui determinerà proprio il castel vecchio come dipendenza, come edificio a servizio della palazzina, proprio per questo ingresso diretto verso il salone centrale. Questi sono gli interventi, quelli più sostanziali, quelli che hanno determinato questa grossa trasformazione del Castel Vecchio in quello che troviamo ancora oggi. Negli anni successivi, durante l'Ottocento, anche i primi del Novecento, verranno fatti ancora dei rimaneggiamenti, ma a parte qualche abbellimento esterno, saranno più che altro finalizzati al riallestimento interno, cioè a ricavare ulteriori alloggi, alloggetti, sempre a servizio degli operai, proprio perché, come abbiamo detto, essendo un edificio a servizio della palazzina, ospitava sempre i dragoni guardia caccia che a un certo punto, all'inizio del Novecento, saranno sostituiti dalle guardie forestali mauriziane, una sottospecie di dragone, se vogliamo. Vi saranno anche proprio degli alloggi di servizio per le maestranze e addirittura anche per gli operai, per le famiglie povere, che verranno addirittura concessi gratuitamente. Quindi questa è brevemente la storia molto travagliata di questo castello che, come abbiamo detto, è stato minacciato più volte di essere demolito. E anche se adesso ci appare un po' così, un po' in ruina, ritengo che dobbiamo e possiamo essere ottimisti e pensare che possa sopravvivere ancora, anzi, che possa rinascere come un castello simile che ha attraversato secoli di storia, ancora oggi c'è e ha sicuramente tutte le possibilità di essere rimaneggiato ovviamente, ma di nuovo di essere riportato all'onore del mondo. Soprattutto ci auspichiamo che veramente che con l'arrivo di questi fondi europei promessi più volte dalla Regione Piemonte si possa cominciare a operare seriamente. Le idee ci sono, i progetti anche, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Serena. Grazie mille Nicoletta, è stata un'esposizione chiarissima legata proprio alle vicende, alle vicissitudini di un luogo che sicuramente ha visto vicende alterne, con un destino, davvero, il destino di essere sempre in bilico è un po' il suo genius loci, quello Esatto, di Castelvecchio.
e dall'altra Esatto. parte di costituire nello stesso tempo, nei momenti in cui si avvia in qualche modo la sua riscoperta, di costituire tra l'altro un luogo fondamentale per la Palazzina, una risorsa preziosa che ci auguriamo che possa tornare ad essere anche proprio a livello ovviamente museale, di Certo. accoglienza questo. Ecco, Sicuramente. infatti, questo primo momento di narrazione fuori dalla Palazzina, speriamo che sia davvero uno dei primi. Ti sento malissimo. Sì, perché c'è di nuovo oggi un po' la linea disturbata, però sia di nuovo uno dei Ah. primi approfondimenti che seguiranno proprio il discorso del concentrico, delle cascine, del serraglio, dei canini e Certo. di tutto quello che si vede naturalmente arrivando dai viali e appunto da questi viali alberati con i pioppici pressini che circondano e perimetrano la palazzina. Fanno proprio da contorno al cosiddetto buco della serratura, tanto Davvero. Ecco, abbiamo avuto un abbassamento un attimo della linea, ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento ai prossimi appuntamenti con i venerdì di Stupinigi. Grazie ancora alla dottoressa Matteis e arrivederci a tutti. grazie a tutti e buon pomeriggio a tutti quanti. Arrivederci, grazie.